Sì, perché nella puntata dedicata alla Pasqua, quindi la giornata di rinascita per eccellenza, non potevamo che invitare un'associazione amica di ProntoVet che da tempo dà un aiuto concreto sia agli adopter in difficoltà, ma anche e soprattutto proprio ai pet in difficoltà, e aiuta loro a rinascere, a crearsi una nuova vita e quindi a ricominciare a vivere. È quindi per me un piacere avere qui ospite a ProntoVet Roberta Sarlo, presidente. Ciao Martina, finalmente ci incontriamo. È vero, ciao. Ci siamo sempre sentite soltanto al telefono, invece finalmente ci vediamo dal vivo. Ricordo, è presidente dell'associazione Ricomincio da Ciro, ma come vedete non è da sola, perché intanto ci ha fatto una sorpresa, perché ne ha ben due. In questa puntata di speranza vogliamo dare veramente la speranza di una nuova famiglia, una nuova casa a uno di questi due cuccioletti che vedete qui, e stiamo parlando di Lucio, che avete visto nella grafica LED wall alle spalle di Erika all'inizio della puntata, e questo Yorkshire stupendo, e adesso però capiremo un pochino meglio di lui. Ma invece al fianco chi c'è? Questa pulce microscopica stupenda. Un chilo e due. Un chilo e due. E si chiama? Si chiama Saretta, abbandonata in uno sacco della spazzatura a Sezze, un paese dell'agropontino. Ok, ce l'hai portata con un messaggio, cioè non soltanto si... Non abbandonano solo cani di grossa taglia, ma abbandonano anche chihuahua, ecco. Quindi siamo al limite. Esatto, quindi la speranza che dicevamo prima è quella di avere un futuro migliore per tutti gli animali. Roberta, partiamo dall'inizio, perché ti sentiamo sempre al telefono, però ricordiamo anche le persone che magari non hanno visto dall'inizio ProntoVet. Quindi che cos'è Ricomincio da Ciro e qual è la sua mission? Allora, Ricomincio da Ciro è un'associazione che è nata in quanto avevo fatto adottare un cagnolino che l'adottante gli è scappato dopo 3 ore, e noi con una serie di insomma volantini l'abbiamo ritrovato dopo 15 giorni sulla tangenziale di Roma. Tutte le notti andavamo a Roma a cercarlo, zona di Tor San Lorenzo, ci conoscevano tutti, Ciro era diventato famosissimo. Riconsegnato Tino e Ciro agli adopter, niente, ho deciso che oltre a stallare i cani, perché ero già volontaria, mi sarei occupata di trovare i cani che si perdono. E niente, così abbiamo fatto questa combriccola di persone, poi alla fine nel percorso qualcuno se ne va, qualcuno viene, uno viene, cioè, vabbè, anche il mondo del volontariato è vario, quindi... Assolutamente, anche perché l'impegno è tanto, quindi bisogna dedicare anima e corpo, è proprio una vocazione. Quindi abbiamo capito che Ciro è il primo animale Ciro, che... Sì, infatti io ho detto ricomincio da Ciro, oltre a stallare i cani, voglio dedicarmi anche agli scomparsi. Ok, perché in effetti noi ci siamo conosciuti proprio per questo, nella rubrica Torna a casa pet, ci aiuti, ci metti sempre in contatto con gli adopter, però spesso e volentieri siete proprio voi a trovare animali che hanno perso la strada di casa, in questo caso proprio. Infatti a volte, ecco, noi ci chiamano degli adottanti che hanno perso il cane o il gatto e noi li aiutiamo con un supporto più che altro di spargere la voce, certo, così condivisione. Poi a volte anche sul campo di persona, perché ci è capitato. A volte invece troviamo dei cani, ci segnalano dei cani che poi noi andiamo lì per vedere se hanno il chip, non ce l'hanno, e che facciamo? Li lasciamo in mezzo alla strada? Certo. E ce li portiamo a casa. Ecco, ci spieghi però meglio, l'abbiamo già detto in altre puntate, però è meglio sempre ribadire l'iter giuridico che si deve applicare nel momento in cui si trova un cane. Sì, allora noi ogni volta che troviamo un cane, con chip o senza chip, facciamo una PEC al comune di appartenenza, alla ASL e ai canili di competenza. Per esempio, se tu trovi un cane a Roma, noi facciamo anche la PEC al canile e la muratella. Purtroppo tante volte le persone trovano un cane a Roma, poi fanno il percorso, lo portano a Latina, a Terracina, e quindi si perdono le tracce. Allora noi selezioniamo ASL, vigili, tutto quanto, in modo che se qualcuno poi cerca il cane anche si mette d'impegno e lo cerca ovunque. Assolutamente, quindi c'è una denuncia da fare e poi una richiesta. Noi la facciamo sempre. Certo, e poi una richiesta di preaffido. Infatti, noi abbiamo già chiesto l'affido temporaneo. Lui è stato trovato il 22 febbraio. Ecco, e adesso infatti arriviamo proprio a lui, che è la star della puntata. Yes. Ok, quando l'hai trovato? Quindi il 22 febbraio. Sì, non dove? L'ho trovato, io l'ho trovato una signora a Borgo Carso, mi ha chiamato, io sono andata lì per vedere se avesse il chip, non l'aveva. Essendo uno scriccio, l'ho detto, ho chiesto subito l'affido temporaneo. E niente, quindi stava malissimo perché aveva una forte congiuntivite, era tutto... Era malmesso, quindi sicuramente era un cane abbandonato oppure mal tenuto, nessuno l'ha cercato,
e quindi siamo pronti per l'adozione, perché il 22 aprile lui è potenzialmente adottabile, okay, perché sono passati 60 giorni. Allora, l'hai trovato, te l'hanno affidato diciamo il 22 febbraio, aveva questa forte congiuntivite, e in che modo l'hai aiutato? L'hai portato in medico? L'ho portato dal veterinario, l'abbiamo curato, fatto una cura di antibiotici che ancora sto continuando soltanto con la crema, però abbiamo fatto ora un'interruzione di una settimana, perché sennò poi troppo si cheratinizza la cornea, quindi bisogna un attimino sospendere e poi riprendere. Ok, adesso vediamo che è visibilmente, sta visibilmente sta meglio, meglio. È bellissimo. Ma infatti, stupendo, l'abbiamo rinominato un po' Alain Delon, io un po' Nino D'Angelo, Erika invece l'ha data la femminuccia. Vabbè, insomma, però Lucio è stupendo, e soprattutto ti chiedo, che carattere ha Lucio? Tranquillo così. Un trudino. Quindi l'abbandono non ha incupito il suo carattere? No, lui è socievole, gioca con tutti i cani, io ce n'ho tanti a casa di cani, lui va d'accordo con tutti, guarda, con i piccoli, grandi, non ha paura, non abbaia, è un cane silenzioso, c'è intorno agli 8 anni, è cippato, vaccinato, a breve sarà anche castrato, perché noi li diamo anche castrati gli animali, ma non tanto per la riproduzione, ma per preservarli dalle malattie, e niente. Ok, allora Roberta, noi diciamo sempre, come consiglierai anche tu, che l'adozione è sempre una scelta consapevole da fare, ok? Sì. Di responsabilità, e quindi la speranza di questa puntata è quella proprio di regalare una nuova vita a Lucio, perché se lo merita dopo chissà quanti anni, anche magari di maltrattamenti, perché sicuramente non ha trattamento proprio effettivo, no, però sicuramente di malcuranza, esatto. Quindi ha bisogno adesso, alla soglia dei suoi forse 8 anni, di una famiglia che lo ami davvero. Sì, e che... sì. L'ideale sarebbe una famiglia di pensionati, che se lo portano a spasso, che se lo possono portare in vacanza in braccio, che va a mare, che va in montagna, va al lago. Quindi speriamo di trovare nei nostri telespettatori proprio la famiglia giusta per il piccolo grande Lucio, perché in effetti anche nello scegliere l'adottante c'è tutta una procedura da fare. Sì, io sono molto, diciamo, abbastanza rigida nelle mie scelte. Io per esempio i cuccioli oltre i 50 anni non li do. Quando mi dicono c'ho 50 anni voglio un cucciolo, no, ma non perché uno può morire, perché uno può morire anche a 20 anni, è perché proprio il cucciolo, l'impegno, la cacca, la pipì, ti rosicchiano, ti fanno, devono correre. Cioè, sono molto selettiva nelle adozioni, infatti per mandare via i cani ci metto un po', però vabbè, ogni adozione poi che faccio è il top. Assolutamente. Ci fai un appello accorato per il nuovo adottante di Lucio? Lucio vuole una bella mammina, perché lei ama di più le femmine, bella, una bella signora che se lo porta ovunque, pure a prendere l'aperitivo con le sue amiche, a fare colazione al bar col cornetto. Lui ama andare al bar a fare colazione, gli piace vedere le persone. È un cane socievole, non abbaia, cosa fondamentale, perché gli yorkshire solitamente sono abbastanza rompiscatole, e poi come vedi è tranquillissimo. Quello che è un'ora che sta qui, non abbiamo mai sentito. Soltanto abbaiato, anzi si è anche addormentato. Sì. Quindi. Sì. Ama stare in braccio, ama essere spazzolato, coccolato. È bellissimo. Quindi facciamo squillare il telefono di Pronto Vet, troviamo una casa per Lucio, mi raccomando, regaliamoci questo atto d'amore, ok? Regalando a lui proprio una vita nuova e serena. Quindi ovviamente noi ci mettiamo a disposizione, quindi qualora voleste altre informazioni su Lucio, il 3939 300 400 è ovviamente sempre disponibile. Diversamente invece contattiamo ovviamente Roberta. Sì, noi abbiamo a che numero? Anche 340 85 71 629, altrimenti abbiamo la pagina sia Ricomincio da Ciro che Le Adozioni di Ciro, più il portale. Okay. Quindi ci trovano ovunque, Instagram, Facebook. È vero. Roberta, i pet ovviamente, lo diciamo sempre, non sono giocattoli, non sono uova di cioccolato, non sono regali, è un atto di responsabilità. Com'è il vostro atto di responsabilità, quello di prendere in stallo degli animali che spesso e volentieri hanno sofferto oppure soffrono, sono in una condizione sicuramente di difficoltà? Però quello che chiedo è, mi viene in mente Nebbia, l'abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, no? Questo cagnolone bellissimo che non si è mai fatto toccare da voi. No. In che modo riesce ad andare avanti? Sono esseri animali così sensibili, però spesso così hanno sofferto talmente tanto che non riescono a recepire il vostro messaggio d'aiuto. Sicuramente lei era un cane che non era stato mai all'interno di una famiglia.
la mia ipotesi è che questo cane fosse stato sterilizzato da qualche altra persona e rimesso sul territorio selvaggiamente, quindi non conosceva le carezze di nessuno. Delle signore del borgo si sono presa cura di lei, le davano del cibo, la proteggevano dalle persone che invece gli volevano del male, fino a quando poi abbiamo deciso di portarla via da là, l'ho presa io in carico e niente, fino a poi il brutto epilogo. Esatto, purtroppo per colpa di questo dannato della Lesmania, perché non facendosi toccare non è stata potuta visitare bene. Era corretta, certo. Ma tu come fai ad andare avanti nei momenti difficili come quello, come nel caso di Nebbia? Ce la fai perché dici vabbè, piangi tanto, piangi anche quando li fai adottare, poi però ne salvi subito un altro e dici va bene, se mollo io chi li salva? Non perché sono indispensabile, però no, dico no, almeno sono un piccolo faro per loro. Assolutamente, sono in buone mani. A proposito di gioie dell'adozione, ne abbiamo visto già prima qualche immagine, in sì, effetti nel 2023 ne avete fatti adottare tantissimi. Sì, Loretta, eccola qui Loretta. Ok, quindi sono, sì, sono... abbiamo già un bel numero di adozioni. Ecco, qual è la soddisfazione più grande che ti dà vedere degli animali che appunto hai cresciuto oppure hai salvato e poi che trovano una famiglia e in effetti sono felici? Qual è la soddisfazione più grande? Diciamo che io sono fortunata con le adozioni perché hanno trovato tutte delle bellissime famiglie. Io ogni adottante dico, io il mio cuore quando ve lo do va in frantumi, vi affido un pezzettino, quindi trattatelo con cura perché è il mio cuore che va. Però ho letto, assolutamente, però ho letto un post su Facebook che diceva sono felice perché le persone che prendono il cane da me poi dicono sono tutti educati i miei cani. Sì, infatti guarda, ecco, questa è Clizia, guarda che bella, va pure sul serro. È bellissimo perché riescono a vivere in un ambiente sereno. Sì, vivono in un ambiente sereno, io sono un po' strana, un po' pazzarella, però ecco riesco ad educarli, loro convivono tra di loro, si formano un bellissimo equilibrio. Io poi ho una pitbull, la Loretta, eccola, guarda che bella. Una pitbull bravissima, Tea, che accoglie tutti e fa da mamma, da capobranco, quindi lei quando litigano va lì, li mette a posto, quando ci sono i cuccioli si spostano, gli insegna il morto. Cioè, insomma, è una fatica, però una bella fatica. Certo. Cani, ma non solo, anche gatti, anche perché ricordiamo gatti. La tua tigna nel cercare Popoff che si era smarrito nel benzinaio nel 31 dicembre e l'hai portato a casa. Come hai portato a casa un altro gattino, in realtà, bianco che stiamo vedendo. Era andato nel garage di una signora, io grazie all'aiuto di Anna Maria Randa di un'associazione OIPA di Latina, perché ecco è importante che le associazioni collaborino. Esatto. Io non posso più tenere gatti perché dietro di me ora abitano dei cani corso, quindi c'ho paura, scavalcano, e c'ho l'aiuto di Anna Maria, l'abbiamo preso, gattina bellissima bianca, non la sta cercando nessuno, sicuramente uno smarrimento di quelli voluti e quindi pure lei andrà in adozione a breve. Ok, quindi è importantissimo avere anche una collaborazione tra associazioni, tra volontari e amici. Ma noi come possiamo aiutare? Ricomincio da Ciro. Allora, come potete aiutarci? Prima di tutto facendoci adottare i cani che mettiamo e su in questo sicurezza. Oggi ci vogliamo e ci vogliamo trovare impegnare. Una casa all'uso e poi ecco ora si pagheranno le tasse, il 5 per 1000, e quindi se fate un megafono d'aiuto per noi con le donazioni del 5 per 1000 che tanto ugualmente andrebbero allo Stato, alla Chiesa, noi saremo felicissime perché ci devono aiutare ad aiutarli, perché le spese sono tantissime per il cibo, per le sterilizzazioni, per gli antiparassitari, e quindi non abbiamo sovvenzioni da nessuno, noi viviamo di donazioni e questo è il primo anno del 5 per 1000, quindi vediamo quello che succede. Forza, anche perché appunto il 5 per 1000 non costa nulla, no, noi non cambia proprio assolutamente niente, quindi noi che amiamo gli animali, chi meglio di noi può e deve assolutamente destinare... Certamente questo studio me lo darete tutti. Assolutamente, io già quel poco che ho, però il mio 5 per 1000 lo darò sicuramente a Ricomincio da Ciro. Grazie ancora Roberta. Grazie a voi. Fate squillare il telefono per Lucio. Va bene.